Ciao a tutti ragazzi, sono Ace e bentornati sul mio canale. Scusate per la mia assenza, ma come sapete sono impegnato. E in questo video saranno presenti una serie di filmati di scherzi telefonici fatti nel giorno di Pasquetta da un nostro amico. Ovviamente sono io a registrarlo, infatti sentirete anche alcuni commenti deliranti. Insomma, sono stati scherzi telefonici molto divertenti, lo scoprirete appena li vedrete. Fatti da un nostro amico, nostro nel senso di mio e di Dan, e posterò il suo canale in descrizione, Zidane Generation Games, penso che quelli che mi seguono penso che lo conoscano. Comunque, in questi video, come ho detto, sono molto divertenti, più che divertenti, deliranti. E niente, vi lascio il video, spero, lascio i filmati, spero vi piaceranno. Ciao a tutti, alla prossima. Ma devo togliere il rinnegamento. Pronto? Pronto, cercavo Filomena, ci sei? Sono Antonello. Filomena Palumbo, ma ci deve, ci stai? Grazie. Spacca, bro. Lo cambia, persino. Oh, Filomena. Sono Antonello. Antonello Palumbo. Abita a via Pasubio, abita. 113. Eh? Abito a via Pasubio, 113. Cioè. Abito vicino ai tabacchini, ti ricordo o no? Vicino ai tabacchini della macelleria, ti ricordo? Invece ci prestate i soldi per andare a macelleria, prestate i soldi per più la carne. Quando me lo dai? A te. Come che mi conosci? Ma sei sicuro? Scusa, tu non sei Antonella, Filomena, Palumbo, Mascitino. Pronto? No, niente, che Filomena, ma Se che stai... mi permetti un'altra volta di telefonare, io ti pago la garanzia per estorsione. Faccio bene, però i soldi mica li chiede a uomo celle. Ma come ti permette tu di mandare i soldi a quest'ora a casa nostra? Quando noi i tempi non andremo per nessuno. Ma non sto dicendo che c'è di tipo, tu. Sì, io poi domani mattina vado ai carabinieri e ti vado a denunciare estorsione. Estorsione, hai fatto un cazzo. Ragazzi, questa è andata male, è andata questo male. ti va a cercare. Parecchio. Ma poi non faccio impossibile cazzare. È andata male. Ma come dicevi? Bene, dopo questo fanatico video fatto alla povera Filomena, il nostro amico Gianluca richiamerà di nuovo lo stesso numero senza farsi riconoscere, diciamo. Infatti, quando risponderà una persona, non si renderà conto che è lui. Non so neanche io come ha fatto a non accorgersene, ma lo vedrete. Ecco a voi il video. Ragazzo, scusa, ci siamo della Radio Zoo 105. Ora ti faccio sentire pure l'applauso dello studio, un applauso. Non si preoccupi. Chiedo scusa, con chi parlo?
Antonello, sono Antonello, lei è 105, non si preoccupi. Tranquillo. Stavo scherzando così, giusto per la radio. Ho capito. Ma che radio è, scusami? Radio Zo 105, ci sentirà domani mattina. Ah, va bene. Ok? Senti la nostra radio, ciao, un bacio a Filomena. Grazie. Ciao. Hidden Goon. Fai domande strane. Roberto è freddo. Che cazzo di domande? Guardate lì il tecnico che cerca i numeri di telefono. Ma che cazzo vuoi? Sì, pronto Roberto, dovrò censurare questa parte. Pronto, parlo col signor Uberti Roberto? Dica. Che abita a Monza? Sì. Buonasera, siamo in una stazione radio che si chiama Rai 100 Fold. Scusi, aspetti un momentino che abbasso la radio. Ok. No, 100 Fold. Scusi? Ma ci sta? Ridi pure un po'. Ci sta? Cosa c'è? No, calmi. Stia calmo, stiamo facendo una... Dovevamo fare certe domande per vincere una maglietta. Ah, no. E come no? Dobbiamo fare quello. Lei è il primo ospite di questa serata. Lei è capitato male, è capitato. Capitato male. Lei ha capitato male. Ah boh, capito male. Guarda, ci stanno tutti quanti qui. Un applauso. Noi stiamo facendo sempre domande. Perché domani mattina naturalmente dobbiamo mettere questa conversazione in onda sulla nostra radio, che lei potrà sentire naturalmente. E se vince una maglietta la veniamo a dare a Monza in via Cavallotti Felice 35. No, è una radio, una stazione radio. Che radio è? Radio 100 Fold. No. Vabbè, comunque a me non mi interessa la maglietta. Ah, boh, intanto gli facci fare domande, no? No, non fa niente, no. Niente. Sono domande stupide, che le può vincere tranquilla. No, lasci perdere perché sono preso. Come sei preso? C'ho gente in casa e sono preso. Ah, scusi, allora buona Pasqua e buona Pasquetta. Niente. Ciao, non si imbriga però, eh? Bene ragazzi, i video, i filmati, gli scherzi telefonici, come volete chiamateli, finiscono qui. Sono finiti qui, spero vi siano piaciuti, che vi abbiano divertito. E ovviamente se vi sono piaciuti mettete mi piace, commentate, fatemi sapere le vostre opinioni. Iscrivetevi al mio canale se siete interessati. Da Ace è tutto. Ciao a tutti ragazzi.